Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati! E andiamo, ragazzi! Ma cosa ha fatto, ragazzi? Ma cosa ha fatto Michael Liguori? Un'altra rovesciata clamorosa! Michael Liguori meglio di Philippe Mexès, meglio di Cristiano Ronaldo. Ancora una volta una rovesciata clamorosa a illuminare il pomeriggio dello stadio Silvio Piola di Novara. È sempre bello vincere in questo stadio che qualche anno fa ci ha regalato una bruttissima sensazione, una sconfitta che nessun tifoso biancoscudato mai si dimenticherà. Quindi, ragazzi, è sempre bello vincere qui, è sempre bello tornare al successo ed è una prestazione sicuramente maiuscola quella che ha offerto in questo primo pomeriggio l'11 di Vincenzo Torrente. Una vittoria di carattere, una vittoria meritata, con una prestazione di superiorità dal primo fino al 95esimo. È una vittoria importantissima e adesso andremo ad analizzare quello che è accaduto in questo primo pomeriggio, in questa domenica dedicata alla quarta giornata del girone di ritorno del gruppo A di Serie C. Il Padova risponde immediatamente al successo della Mantova, capolista di Davide Posanzini, si riporta immediatamente a meno 7. È un divario davvero importante, è uno svantaggio importante che il Padova dovrà colmare nel restante del campionato. Ma intanto quello che è più importante è che aumenta l'altro divario perché ha del clamoroso quello che è successo a Fontana Fredda in quel del Omero Tognon tra Triestina e Pergolettese. Non basta il ritorno al gol che mancava dal 2 dicembre da parte di Facundo Lescano, non basta il dodicesimo sigillo stagionale per l'attaccante argentino, perché la formazione di Matteo Abate coglie un punto insperato grazie al gol del subentrato Zaid Jawari. È un pareggio che quindi fa felice i biancoscudati, è una vittoria doppia perché vale un più 4 importantissimo da dover difendere nel restante del campionato. Quel più 4 che era stato colto proprio lo scorso 22 dicembre in quel del Nereo Rocco, quando ero presente io in quell'occasione, Michael Liguori riuscì nell'impresa di fare un gol in rovesciata clamoroso. Quest'oggi al Silvio Piola, il mio amico Giuseppe è presente, quindi quando o uno o l'altro vola in trasferta, Michael Liguori ci ripaga con una bella rovesciata. Un saluto anche ovviamente a Giuseppe che vedrà il video nel restante di giornata, durante comunque il ritorno nella amata città biancoscudata. Ragazzi, sicuramente è stata una prova di forza. È un Padova che è partito fortissimo. Cosa più importante, non sono riuscito a portarvi il video dell'arrivo in maglia biancoscudata del quarto giocatore che ha rinforzato questo gruppo già forte, Carlo Faedo, l'ex Virtus Verona, proprio quella Virtus Verona che andremo ad affrontare domenica prossima nel posticipo serale al Gavagnin. Ragazzi, Carlo Faedo va a rinforzare una difesa già molto forte che
nel corso del girone d'andata, se togliamo quella parentesi disastrosa dell'8 gennaio, il Padova in difesa ha costruito tanti risultati positivi quest'anno. Faedo, che è preferito quest'oggi al Silvio Piola, arrivato da pochissimi giorni, sia a Perrotta sia a Crescenzi, subito lanciato titolare l'ex Virtus Verona, che quindi ripaga la fiducia di Mister Torrente, e sfornando l'assist per il gol del raddoppio che arriverà all'incirca alla mezz'ora con il tap-in sul secondo palo ben appostato da parte di Delli Carri. Terzo gol stagionale per l'ex Como e Juventus Under 23. È una partenza razzo perché sull'asse Liguori Bortolussi, ex di giornata, intanto aggiorniamo i numeri disastrosi di Mattia Bortolussi, un gol nelle ultime 16 giornate. Sono numeri davvero impietosi per l'attaccante ex Novara, appunto, ma anche Cesena. Speriamo che ritrovi al più prima il gol. Il nostro centravanti, sostituito nel corso del secondo tempo da Zamparo, che a sua volta si divora clamorosamente il gol del 3-0 a porta sguarnita, da solo con un difensore davanti, palla salvata sulla linea, ci pensa Niccolò Bianchi a gonfiare ancora una volta la rete per il tris bianco scudato e per l'ex Regina e Cesena, primo gol con la maglia patavina. Dicevo, Padova che parte a razzo perché dopo 16 secondi sull'asse Liguori Bortolussi sbaglia a porta vuota. Purtroppo l'ex di turno, ancora su sponda di Varas, questa volta da un cross proveniente dalla destra, sponda dell'ex pergolettese, scivola al momento della conclusione ancora Bortolussi. Bortolussi che però si procura quel calcio piazzato. Ci saranno polemiche, come ci sono state in occasione della rovesciata al Nereo Rocco, perché sulla battuta della punizione l'azione prosegue, c'è un contatto fuori area tra uno giocatore del Novara e Delli Carri, cross di Belli a centroarea, risponde la difesa piemontese e lì Liguori si coordina da quasi fuori area, ragazzi, da quasi fuori area. Il sinistro che batte l'ex di turno, a cui mando un saluto molto particolare, Stefano Minelli, che ci salutò in malo modo alcuni anni fa. Ecco ragazzi, oggi tre gol a Minelli li abbiamo segnati, quindi un saluto caloroso anche all'ex portiere bianco scudato che poi andò anche a Perugia. Ci sono state tante cose controverse con questo personaggio. Torniamo al racconto del match. Padova che raddoppia su un'altra palla inattiva, punizione di Radrezza, la sponda di Faedo e in tapini in estirada arriva sul secondo palo degli Carri, controllo del match da parte della formazione di Torrente che soffre il ritorno del Novara ad inizio secondo tempo. Lì il Padova però non molla, gestisce il risultato. Mi sono piaciuti i cambi di Torrente con l'entrata in campo di Zamparo e Kirwan prima, poi Palombi e Bianchi ed infine Krejcik che prende il posto ancora una volta di Radrezza. Il tris con Bianchi che prolunga proprio per Zamparo che supera Minelli, non riesce a siglare il primo gol con la maglia bianco scudata, ma arriva il tap-in vincente di Bianchi. La traversa di Scappini su una lettura sbagliata tra Donnarumma e Delli Carri e poi il palo anche del Padova con il destro potentissimo di Palombi che poteva regalare il poker al Silvio Piola. È un risultato pesantissimo, una grande prestazione che dà sicuramente molta fiducia in vista della prossima trasferta ancora più complicata contro la Virtus Verona di Luigi Fresco. Novara che arrivava a questa partita da due sconfitte nelle ultime 10 gare e che non subiva addirittura una sconfitta così pesante
tra le mura amiche dallo scorso 4 novembre, dal KO 0 a 3 contro l'Albino Leffe. Grandi segnali, segnali di ripresa in una casa bianco-scudata, una grande vittoria e sicuramente adesso dobbiamo festeggiare questo grande successo e la meraviglia, il quarto gol nelle ultime 6 gare, il settimo stagionale. Che meraviglia, che perla, la rovesciata magica di Michael Liguori ad illuminare il freddo pomeriggio dello stadio Silvio Piola. E andiamo, ragazzi! E andiamo, ragazzi! Non si molla letteralmente di un centimetro. Come dico sempre, non si molla un cazzo. Ragazzi, come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video!